La prima condizione per cantare bisogna ricordarsi il punto massimo, e cioè dove si deve appoggiare la voce, dove si deve prendere il respiro profondo, perché il canto è basato unicamente sul respiro, e il respiro bisogna farlo sul diaframma. Il diaframma ha una grande importanza. Dunque, ammettiamo che noi facciamo un respiro senza diaframma, vuol dire che lo facciamo sul fiato. Ma si mamma, lo vedo. Non è necessario il diaframma, perché vuol dire questo canto è appoggiato unicamente la voce sul respiro, sul fiato. Ma quando quella voglia mi devo impegnare, allora è necessario, quando mi devo impegnare, è necessario trovare il diaframma per il supporto sotto. E allora il respiro sarà più profondo e la frase sarà molto più larga.